Ciao a tutti, la puntata precedente ho iniziato, visto che siamo in un mese, questo di aprile e soprattutto quello di maggio, perché io sto registrando che siamo ancora ad aprile, ma queste puntate andranno in vigore a maggio, del tema delle elezioni europee. Allora, noi intanto italiani siamo un po' diversi dagli altri europei. Ad esempio sugli immobili. Noi siamo l'unica nazione dove una buona percentuale, mi pare sopra il 60%, è proprietaria dell'immobile in cui vive. Abbiamo un po' questa mania di avere la proprietà immobiliare perché ci dà un minimo di tranquillità per il futuro. Però dobbiamo anche pensare che a parte città come Milano, che ha avuto un incremento dei valori immobiliari importanti negli ultimi anni, mediamente tutto il resto degli immobili ha subito delle notevoli decurtazioni. Se a questo ci alleghiamo al fatto che stiamo attraversando, ma abbiamo appena passato, un periodo di forte inflazione, e diciamo che gli immobili non hanno avuto l'incremento che ha avuto l'inflazione ha prodotto. Non è che sono cresciuti del 10%, anzi, tendenzialmente hanno deprezzato il loro valore. E oggi, più che ieri, noi siamo in una situazione, proprio perché facciamo parte dell'Europa, dove si sta dicendo che nel giro di 10 anni tutti gli immobili dovranno essere ricondizionati, cioè dovranno, per questa anche secondo me assurda attività di green, dovranno avere delle coibentazioni particolari, dovranno migliorare la loro classe energetica per diventare sempre meno consumatori di energia. E questo è un problema, ma un problema grosso. Perché se oggi una casa vale 100 e 10 anni fa valeva 115, perché più o meno questo è quello che è successo, tenendo conto del fattore inflattivo che poi negli immobili non c'è stato, noi ci ritroviamo ad avere una diminuzione di valore, cioè c'è disvalore sugli immobili e questo sempre di più. E lo vedremo per 2 o 3 argomenti che toccheremo la prossima puntata, quindi seguitemi che ne riparliamo. E se avete commenti mi raccomando fateli, che possono sempre essere molto interessanti e utili.